La Chiesa italiana, secondo me, come tutte le Chiese europee, è chiamata in questo momento, e la figura di questo Papa potrà essere provvidenziale, è chiamata ad un salto di qualità. È vero che c'è tanta ricchezza, ci sono tanti, per esempio nella lettera pastorale io descrivo il nostro cattolicesimo ambrosiano come un cattolicesimo che è ancora popolare, nel senso che dal punto di vista sociologico ha ancora un grosso peso, magari è fortemente minoritario culturalmente, questa è un'altra questione, no? E però non è che ci possiamo sedere sugli allori, insomma, bisogna che il passaggio dalla convenzione alla convinzione avvenga anche nelle nostre chiese. Abbiamo pochi anni per non perdere il popolo che ancora ci segue, perché appunto abbiamo 10-15 anni, perché la fascia intermedia è già molto provata. Non è contraria, ma è. Non vede il rapporto tra Gesù Cristo, la Chiesa e la vita di tutti, non lo vede più. Quindi, provati come sono dalle ferite affettive, dalla logica del lavoro che è completamente mutata, poi non è che uno oggi arriva a casa alle 5 e si ristora, poi va in parrocchia, questo non è cambiato, ma cambiare noi, dobbiamo cambiare noi nella proposta, no? Ecco, quindi questo è quello che vedo. E poi c'è il grande rischio della frammentarietà, a cui facevo accenno prima, che ognuno fa la sua cosa.